Benvenuti a Rom Video Game Lab. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti a questo nuovissimo video. Quindi, come avete letto dal titolo e anche perché mi vedete in queste condizioni, perché lo sapete, siamo a Rom Video Game Lab, una nuova fiera cosplay dove ci sarà anche videogame, ma ora andiamo a vedere, ma soprattutto ci sono, come al solito, le interviste ai cosplayer, che mo andiamo subito a intervistare alcuni cosplayer che vedo qua in giro, ma ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, 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 che già vedo il primo cosplay, mo so cazzi sua. C'è sta il primo cosplayer, che è lui, direttamente da Gotham City, che è il tu ti chiami Batman. Lui è Batman. Senti, quanto hai speso per fare questo cosplay? Allora, solo costume 5,60. 5,60 solo, ottimo. Costume. 5,60 il mantello 2,60. 2,60, buono, 2,60. buono. Da dove vedi? Da AliExpress, roba tua? Da qualche... No, me lo sono fatto fare da una sarta dall'America. Una sarta dall'America. Perché hai scelto sto cosplay? Perché mi piace, mi è piaciuto molto il film di Nolan e mi piace proprio lui come l'ha interpretato, Christian Bale, è questo. Ok, quindi dimmi invece la storia, da dove ti è arrivata l'idea di fare il cosplay, questo cosplay, da dove ti è arrivata l'idea? Diciamo che è iniziato tutto come un gioco, fare i cosplay e tramite un amico mio, lui ha mollato, io ho continuato a fare cosplay. E hai scelto Batman? In realtà il mio personaggio preferito è Deadpool e faccio sia lui che Batman. Ah, fai anche Deadpool, quando lo vedremo Deadpool? Deadpool, penso al prossimo Romix e al mercatino giapponese. Dai, ci vediamo là allora. Raga, invece siamo qua col fotobomber, col videobomber che avete visto poco fa, e lui è Wolverine, giusto? Yeah! Ok, perché hai scelto sto personaggio, Wolverine? Perché io sono Logan. Tu sei lo, quanto hai speso per fare questo cosplay? Allora, 20 euro questi qui, okay, di plastica, e 35 euro il giubbino e 20 euro i pantaloni. Dai, ci sta roba di AliExpress, l'hai fatto ordinare da Amazon? Da dove? No, allora, questo da AliExpress, e quest'altro è a Porta Portese, i pantaloni. Porta Portese, Nuova Frontiera, sì. Nuova Frontiera, Porta Portese. Yeah. Da risultati, da parecchi risultati. Beh, la mia acconciatura che mi fa diventare Wolverine. Senti, dimmi la storia di questo cosplay, da dove ti è arrivato in mente di fare questo? Dimmi perché non c'ho niente da fare. Hai detto uno lo devo fare. Lo so, sì. Uno lo devo fare. Ho fatto Wolverine. Prossima fiera dove andrai? Fammi sapere che fiera ci sta e ci vengo, che ne so io. Prossima, ci sei a Romix? Speriamo. Se gli artigli ti durano, ci sa. Faccio un altro cosplay. E invece qua, raga, direttamente dal videogioco c'è sta Ezio Auditore. Assassin's Creed, esatto. Giusto? Ah, ok, perché hai scelto sto cosplay? Dimmi la storia di sto cosplay, da dove ti è uscito in mente? No, vabbè, perché sono innamoratissimo di Ezio, perché sono romano e ho scelto la versione che sta a Roma. È la versione romana, diciamo. Esatto. È la versione romana. Quanto hai speso per fare allora, questo cosplay? In realtà cosplay, questo cosplay sartoriale l'ha fatto tutta la mia compagna, che saluto. Okay, quindi l'ha fatto tutto lei, atto d'amore. Come si chiama? Possiamo spoilerare il nome? Miraia 2.0. Ok, quindi l'ha fatto tutto lei. Sì. E perché hai scelto di fare questo cosplay? Perché mi piaceva tantissimo Ezio, perché mi piace la trama di Assassin's Creed. Lui come personaggio è veramente bello, come cresce durante i giochi, e quindi ho detto dai... Voglio portarlo. Ci hai giocato? No. Non ci hai mai giocato? Ah, ecco. L'hai finito tutti i video, tutti li hai fatti. Tutti quelli che esistono li ha fatti. Dall'inizio alla fine. Tutti li hai fatti. Come ti chiami tu? Luca Argentero, no. No, Luca Will Turner su Instagram. Su Instagram Will Turner, ragazzi, mi raccomando. Ci stanno le foto con sto cosplay? Ah, voglio, sì. Ci stanno, dai.
E invece qua c'è sta direttamente da Incanto, giusto? Non cioè, proprio, se, no, da Incanto tanto, ma se ci sono i morti. Che cos'è? È Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Ragazzi, avete visto il film? Bravi, se non l'avete visto, vivete in una grotta. Per chi hai scelto questo personaggio? È una donna forte, una donna simpatica, mi piace il vestito, e bellissime canzoni, e questo. Ok, quanto hai speso per fare sto cosplay? Allora, la parrucca 30 euro, ma era per un altro personaggio. Quando mi è arrivata non mi piaceva il colore, quindi l'ho buttata da una parte per un po' di tempo, l'ho lasciata marinare, e quando ho deciso di fare lei l'ho ritirata fuori e ho detto è perfetta. Oh, quindi la storia di questo cosplay da dove esce, insomma? Cioè, da dove ti è venuta l'idea di fare sto cosplay? Sono uscita dal cinema, mi sono innamorata e ho detto Slay. Ah, ecco, ti sei vista il film. Alla prima ti sei andata a vedere il film? No, non alla prima, ma alla seconda, diciamo. Abbastanza presto sono andata. Ti è piaciuto sto personaggio? Mi è piaciuto. Che canta? Canta. Tu sai cantare? Sai cantare, sì? Uno ci prova. Basta che non mi rompa il microfono, però. Davvero. No, mi vergogno. Sei vergogna. Però faccio la gara dopo, in caso. In gara devo cantare per forza, altrimenti rimango io e non faccio niente, è un problema. Dai, vedrete anche la sua gara. Mi raccomando, se voi avete visto il film, scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque per tutto il resto circa 60 euro di stoffe. Quanto hai pagato per tutto? Circa 60 euro di stoffe, perché alcune già le avevo a casa, le stecche già le avevo a casa e il resto è tutto dipinto a mano, quindi non è roba cinese, è tutta roba fatta da te, diciamo, tutto più o meno. Made in Aprilia. Tutto made in Aprilia. Come te chiami su Instagram? L'Enfant de Veron. L'Enfant de Veron. Se riesco a scriverlo lo taggerò qua sotto. Purtroppo. Se no va bene così, se no lo scrive nei commenti come si chiama e andata a seguirla. E invece qua seduto, che non so che cosplay è, mo ce lo dirà lui. Che cosplay sei tu? Sono Nicolai di Bungo Stray Dogs. Di Bungo, non lo conosco, se voi lo conoscete scrivetelo nei commenti. Senti, dimmi. Sono la versione femminile. La versione femminile. Senti, dimmi la storia di questo cosplay, come ti è venuto in mente di fare questo cosplay? Dimmi un po'. Allora, io diciamo ho deciso di fare questo cosplay perché mi ritrovo molto nel personaggio comunque. Ok. E volevo proprio fare questo cosplay perché mi ritrovo nel personaggio. Dai, e quanto hai speso per fare tutto sto ambararam che vediamo da tutto? Roba, cos'è? Roba AliExpress cinese, l'hai fatto tu? Allora, dimmi un po'. Questa camicia me l'ha data mia nonna, quindi zero. Ok, camicia da nonna. Corsetto 10 euro, la gonna 5, tutto a porta portese. Dai, nuova frontiera, raga, stiamo scoprendo la nuova frontiera porta portese. Parrucca 5 euro dai cinesi, poi ho preso l'extension a 2,50 euro. Il cappello fatto a mano da un mio amico, quindi non so il prezzo. Ok. E il trucco sempre me l'ha fatto il mio amico, quindi questo. Ci sta, raga. Abbiamo scoperto la nuova frontiera Porta Portese, che chi è di Roma. Quindi escono belle chicche da Porta Portese, allora. Sì. Buono, raga. Perché avete scelto sti personaggi? Tu come ti chiami? Io sono la Puppet da Five Nights at Freddy's. Tu sei abbastanza inquietante, te lo posso dire. È questo l'obiettivo, caro. Ok, tu invece sei? Io sono Trinity Street Fighter, perché adoro, il mio personaggio preferito, e qua l'occasione migliore per Video Game Lab. Ok, adoro Street Fighter. Dimmi, ditemi quanto avete speso per fare questo cosplay? Io tra una cinquantina, sessantina. Siamo là. Sulle 50-60, ma dimmi la storia del tuo, perché ti è venuto in mente di fare sto cosplay? Perché hai scelto proprio questo oggi? Perché voglio fare paura alle anime sole. Ve fa paura, sì? Ve fa paura? Abbastanza inquietante, diciamo. Tu invece, perché hai scelto sto cosplay? Perché è il personaggio con cui ho imparato a giocare picchiaduro e l'adoro. Io quindi ci giocavi sempre? Sì. Ci vincevi? Me la cavavo tra quelli che ti fanno un bel mazzo e quelli che... Raga, scrivete nei commenti qua sotto voi quale personaggio di Street Fighter preferite e soprattutto con quale vincevate di più a Street Fighter. Lì è abbastanza inquietante, devo dire. C'è la maschera dietro! Raga, qua siamo con tutta la squadra Marvel. C'è sta She-Hulk, Iron Man, che non è Iron Maiden, è Iron Man, e lui è Capitano America. Capitano America. Perché, ditemi un po', la storia dei vostri personaggi, perché avete pensato di fare questi personaggi? Da dove vi è venuto in mente? Dove ci è venuto in mente?
Me l'hanno chiesto. Perché ci assomigli? Sì. Ci assomigli. Allora, fai il muscolo. Ambedizzi, questa è proprio roba forte. Quanto hai speso per fare questo cosplay? Centinaio d'euro. Tutto roba tua, AliExpress, Amazon, da dove porta potere. La tutina AliExpress. La tutina AliExpress, tutto il fisico è tuo, anni di allenamento, diciamo. Tu invece, perché hai scelto sto cosplay, Iron Man? Sono uno spendaccione come Tony. Ok. Ma non me lo posso permettere. Non te lo puoi... Non al suo livello. Non al suo livello, però ci sta. Quanto hai speso per fare tutto questo? L'ho fatto io, quindi mi è costato intorno ai totale 1.200-1.300. Quanto? 1.200-1.300 euro. Più o meno quanto un'utilitaria, diciamo. Quanto un'utilitaria. E perché hai scelto di fare proprio questo cosplay? Mi piace tantissimo da quando ero piccolino. Ok, mangi pane e acqua, ma l'importante è avere il pane cosplay. Pane e plastica, l'importante è avere il cosplay di Iron Man. Tu invece per chi hai scelto sto personaggio? Ma perché fa figo, no scherzo, perché fa parte del mio carattere. Ok, quanto hai speso per questo cosplay? Sui 1.500. Pure tu, insomma, stiamo sempre là, eh. E quindi da prossima fiera che andrai, quale sarà? Romix, mi raccomando ragazzi, se ci sarete a Romix, ci vediamo tutti al Romix. Vieni tu, vieni pure qua, Shook, che chiudiamo il video tutti quanti insieme. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Partecipate alla gara, raga. Sì. Partecipate tutti, quindi vedrete anche le loro esibizioni alla gara in un prossimo video. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. 1, 2, 3. Shokari!